Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi noi scopriamo le creazioni in resina e visto che mi sono accorta che ho ancora un po' di resina, quindi l'ho un po' usata per testare nuovi stampi. E soprattutto questo video è un po' diciamo strano vederlo di lunedì, però visto che questa settimana ci sarà la chiusura del contest e quindi devo un po' stravolgere la programmazione di questa settimana per quanto riguarda appunto i video che pubblico. E perdonatemi se sentirete del rumore tipo del ventilatore, ma appunto il ventilatore è acceso dietro di me perché fa caldissimo. Quindi, come vedete, sono riuscita a racimolare un po' di resina e quindi vediamo un po' che cosa ho combinato, anche se forse il caldo non lo so, però forse ho fatto qualche disastro, non vi dico quanto mi sono incollata tutta con la resina. Perciò usate sempre guanti, mi raccomando, e soprattutto un'unghia è saltata via, quindi vabbè, non guardate questi dettagli. Quindi iniziamo subito e scopriamo prima quelle piccoline e poi faccio vedere quelle più grandi. Partiamo da quello da cui tengo particolarmente e quindi vediamo subito questo perché sono molto impaziente di vedere come è uscito come sono uscite queste creazioni. E col caldo che fa sono praticamente durissime, avrei dovuto già cacciarle prima. Bellissimo! Questo l'ho fatto con il colore bianco che avevo comprato recentemente dai cinesi, che avete visto nell'altro video acquisti. E devo dire che ha una coprenza fantastica, tra l'altro non avevo notato dallo stampo, ma ha la texture che adesso voi giustamente non vedrete, non so se riuscite a vedere bene, però praticamente c'è tutta la texture intorno, quindi diciamo che a parte questo piccolo buchino è uscito veramente bene. Poi, quindi questo abbiamo tolto, vediamo quest'altro piccolino, questo è un, volevo fare un rosa pastello ma in realtà c'era troppo rosso. Quindi diciamo che è venuto questo rosso, che comunque non mi dispiace. Bellissimo, sono bellissime, guardate, questa è veramente bella, con tutti i buchini sotto. Voi vedete più un rosso corallo, però ecco appunto è ancora più chiaro di quello che riuscite a vedere voi. E questa è l'altra cornice. Poi abbiamo questa grande qua, che l'ho voluta sempre fare bianca. Ma bellissima! Guardate, c'è il fiore qua sopra. E poi sì, questi non lo so, sono serpenti, non credo, perché no, sono solo dei grigori. Ed è stupenda, molto molto bella. Bellissima. E veniamo al pezzo forte, che è questa meravigliosa. Per adesso non ho idea di come usarle, cioè questa sì, ci farò, penso che metterò una foto, uno sticker, qualcosa, e poi ci farò l'altra colata di resina. E avevo intenzione magari con queste di iniziare a fare qualcosa tipo non delle bamboline, non lo so, qualcosa insomma con queste creazioni. Adesso vediamo un po' cosa mi invento, anche perché fa caldo e il film non è che riesco a lavorarlo decentemente. Veniamo poi alle gemmine fatte tutte con la resina di scarto. Passiamo ai fiocchietti, che vi avevo detto avevo molta 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 paura, a parte il disastro che ho fatto qui con la resina, però veramente per mettere la resina dentro non potete capire che cosa ho passato. Quindi iniziamo da questi più grandi. Ma perché mi sta cadendo tutto oggi? È uscita una mega bolla qua, perfetto.
però comunque non è male. Poi abbiamo quest'altro qua, che carino. Poi abbiamo questi piccolini, ovviamente la fotocamera non mette neanche a fuoco per quanto sono piccoli. Questo, poi questo, guardate quanto è piccolo, oddio non riesco neanche a tenerlo in mano col gel. Guardate questo minuscolo, cioè la fotocamera non riesce nemmeno a farvelo vedere. Guardate, è minuscolo. E poi sempre della stessa dimensione questo, e quindi più o meno si vede. Siamo adesso ad un esperimento, l'unico che ho fatto praticamente. Mi sono detta, visto che utilizzano gli stampi in plastica, perché non realizzarne uno con la colla a caldo e vediamo se funziona, perché col fiume non funziona, cioè comunque non riesco a toglierlo molto facilmente dalla colla a caldo, con la resina dovrebbe essere più facile. Quindi adesso vediamo innanzitutto se è uscito, se si è asciugato e se insomma come è uscito, insomma. Allora, il ciondolo di partenza praticamente era questo qua, ok, che io poi sono andata a sul quale poi sono andata a colare la colla a caldo, però già lo stampo mi aveva dato dei problemi, perché ecco dentro praticamente aveva fatto tutte le bollicine che poi giustamente sono uscite anche sulla resina. Però in effetti l'idea non è malvagia, perché per uscire è uscito. Se magari non ci fossero state le bollicine, sarebbe stato anche, non sarebbe stata malvagia come cosa. Quindi in realtà devo capire come non far uscire le bollicine sulla colla a caldo, e poi posso utilizzare gli stampi, anche se per adesso è molle, devo vedere se poi si indurisce. Ok, e poi veniamo a questo stampo nel quale ho combinato i disastri, nel quale ho combinato i disastri veri. La tazzina no, non ho fatto nulla, e quindi è venuta bene, almeno spero. Sì, che carina. E poi ho fatto il biscottino, questo però è venuto trasparente. Ok, qua ho combinato il macello, perché praticamente avevo messo prima il colore qua per fare due colori diversi, però come una stupida non mi sono ricordata che dovevo aspettare, cioè non dovevo, dovevo aspettare che questa asciugasse, non che ci buttavo sopra l'altro colore, ancora questa era non asciugata. Vabbè, scusate la mia ignoranza. Alla fine poi ho mischiato i colori, perché tra l'altro ecco infatti una ciofeca. Tra l'altro non l'ho fatto neanche molto spesso, perché volevo appunto vedere come usciva prima di buttarci sopra un casino di resina. E anche perché, sempre nell'idea che magari ci faccio qualche cover, preferisco farle un po' più basse. Vabbè, qua devo tutto rifinire, però in realtà non è uscita malvagia. Magari adesso lo coloro o lo smalto, adesso vediamo. E qua altra ciofeca, che praticamente ho fatto in macello sempre, e lo dovevo colorare con gli smalti, non con la resina stessa, quindi mi sa che la tolgo per farlo poi decente. Vabbè, questo mi fa schifo, praticamente volevo fare così e poi dietro metterci l'altra glassa bianca, però credo che faccia schifo, quindi lo butterò. Poi scopriamo le ultime, che sono con gli sticker, e dovrebbero, sì, se non dite, dovrebbero essere di Sailor Moon, no? Anzi, di Sailor Jupiter, quello il verde. Che carina! No, è stupenda! Bellissima! Forse un po' altina, però è molto carina. Bianca dietro, e questa è quella di Sailor Jupiter. Poi abbiamo, se non ricordo male, Sailor Mars. Sì. Che bella! È stupenda con questo rosso dietro. Molto bella. E se non sbaglio Sailor Pluto. Sì. Ah, che carina. Bellissima. Molto molto carina. Questi brillantini tra l'altro sono meravigliosi. Sì.
E come ultima creazione un altro stampo in colla a caldo, se riesco sempre sì, a toglierlo. Questo è un ciondolo che avevo tanto tempo fa della Diddle, non so se qualcuno di voi la conosce, ed è questo ciondolo qui a forma di C, questa è di mia sorella che si chiama Chiara e appunto aveva la Diddle, ai miei tempi andava di moda. Vabbè, l'ho spezzato, però non si è asciugato, però non è venuto per niente male, forse un po' opaco e forse, vabbè, era sporco già lo stampo praticamente, dentro guardate era già sporco e quindi lo sporco poi se l'ha tirato la resina, però vi dirò, non è niente male. Sì, mi sa che devo fare pratica con gli stampi in colla a caldo perché qua ce n'è poca resina e quindi si è un po' molliccio. Quindi niente ragazze, queste sono tutte le mie creazioni fatte con la resina che ho terminato, adesso veramente è finita. Penso che riuscirò solamente a fare un po' di doming dietro e poi è veramente terminata. La creazione che mi piace in assoluto di più è questa qui, perché mi piace perché è rossa, è bellissima e anche questa è veramente veramente bella. Mi raccomando, fatemi sapere giù nei commenti la creazione che vi è piaciuta di più o anche quella che vi è piaciuta di meno. E appena riesco a terminare queste con magari un cuoricino o qualcos'altro, ve le metto su Instagram o ve le faccio vedere magari in un altro video. Mi raccomando, lasciatemi tanti mi piace, tanti commenti. Se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi per non perdere gli altri video. E noi ci vediamo giovedì con il video in cui annuncerò chi ha vinto il mio contest. Mi raccomando, continuate a partecipare. In bocca al lupo a tutti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!